Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. E ritorniamo al nostro Carter. Lo apriamo. E ci prepariamo a lavorare e raccordare per bene le sacche di travaso alla valvola lamellare e al cilindro stesso. Quindi andiamo a prendere i prigionieri e li installiamo senza serrarli fino in fondo per avere un posizionamento ottimale. E proviamo il cilindro. Flashback. Il cilindro in questione è un Top TPR 86 cm cubi per minarello orizzontale che ha 6 luci di travaso e una luce di scarico sdoppiata da traversino. Veramente un bel kit fatto bene e un ottimo rapporto qualità-prezzo e affidabilità. End of flashback. Andiamo ad inserire il cilindro nei prigionieri. Possiamo ben vedere come la lamella riesca a lavorare molto bene, ben direzionata alle sacche di travaso, sia anteriore che posteriore. Però potete vedere benissimo come tutto il nostro lavoro sia stato vanificato da queste due estremità sporgenti che somigliano tanto a delle corna che a noi non tornano utili. E vi faccio notare come con il carter montato e il cilindro al suo posto va a ostruire completamente tutto il lavoro che noi abbiamo realizzato. Quindi in questo caso agiremo con un'operazione chirurgica netta e diretta che potrebbe urtare gli animi più sensibili. Vi consiglio in questo caso di distogliere la vostra attenzione tramite Instagram. Vi ricordo di seguirmi sui miei profili social Instagram, YouTube e ci rivediamo fra circa 30-40 secondi con il problema risolto e che nessuno ha visto niente, quindi occhio non vede e cuore non duole. Ora con un utensile da taglio di generose dimensioni andremo a operare chirurgicamente il nostro cilindro. Tolto il dente, tolto il dolore, ma che bello, ora una bella rifinita e siamo pronti. 1 minute 37 seconds later. E questo è il risultato dopo le operazioni di taglio e pulizia. E gli abbiamo proprio aperto il naso. Vediamolo ora montato sul carter. Come potete vedere, ora il canale è molto libero. Continuiamo con le sacche di travaso. Visto il nuovo passaggio creato fra la valvola lamellare e il cilindro, andiamo a rifinire nei punti necessari e a raccordare per bene le sacche di travaso dove necessario. Perfetto.
E anche questo è fatto. Ora non ci resta che rifinire con un po' di abrasivo tutte e due le carte. L'abrasivo serve a rendere la superficie scabrosa per migliorare l'ancoraggio dello strato limite e facilitare una corretta carburazione a tutti i regimi. Few moments later. Rifiniti e controllati per bene i nostri carter, siamo pronti per le operazioni di pulizia e di montaggio. Ciao ragazzi e al prossimo video!